I lavori in via del Boschetto stanno procedendo per la realizzazione del complesso che comprenderà un supermercato e alloggi. Si tratta di un progetto molto ambizioso che andrà a riqualificare una vasta area e che rivedrà il rifacimento della strada. La proprietà sta proseguendo con le opere nonostante l'aumento delle materie prime che ha portato a un innalzamento dei costi di circa il 40%. Altri nuclei prenderanno vita in quest'area, spazi a valenza sportiva che potranno essere utilizzati dalla cittadinanza. A fianco delle abitazioni e della struttura del supermercato sarà molto il verde e pochi parcheggi che saranno quasi tutti interrati. La realizzazione non a tutti piace, ma ci sono modi e maniere per manifestare la propria contrarietà. Sicuramente entrare di notte per fare foto e postare su Facebook non è la maniera adatta, come non lo è apostrofare chi sta lavorando, scattando immagini accusatorie e mettendole sui social. Questi rappresenta un'impresa che sta lavorando su una proprietà privata e che per i lavori ha tutte le autorizzazioni. Entrare in un cantiere è vietato, bisogna essere autorizzati per poterlo fare e non con sotterfugi o quando non si viene visti. Per il capocantiere si tratta di una responsabilità vedere gente che gira tra i macchinari o che non è al corrente dello stato dei lavori in corso. Probabilmente la prossima intrusione cominceranno a scattare le denunce. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329-695-7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Tra qualche giorno, domenica 2 ottobre, l'Amerigo Vespucci giungerà a Venezia. Si tratta della più conosciuta e più bella nave scuola della Marina Militare Italiana, vanto della nostra flotta. A bordo ci sarà un nostro concittadino, si tratta di Alosi Filippo, studente dell'Istituto Nautico Venier di Venezia, dove frequenta la classe quarta. Filippo, selezionato dalla Lega Italiana di Venezia per una campagna di istruzione, si è imbarcato al porto di Livorno e giungerà a Venezia dopo aver circumnavigato le coste italiane. Si tratta di una rara opportunità che rende orgoglioso l'allievo e la scuola, oltre che i genitori. Il periodo che passerà a bordo sarà di intenso addestramento pratico, un vero e proprio battesimo del mare. Un periodo in cui gli allievi impareranno a conoscere le difficoltà della navigazione, ma soprattutto la bellezza dell'andare per mare. Grande soddisfazione ed orgoglio per il preside dell'Istituto Venier, che conta molti studenti addestrati sui ponti della Vespucci, la nave più bella del mondo che indossa un motto che già da solo è un primo insegnamento: non chi comincia, ma quel che persevera. Passiamo la parola al dottor Francesco Mancini, che è il direttore generale del CONOE. Così adesso anche lui ci dirà che cos'è il CONOE, che significa Consorzio Nazionale Raccolto e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali di Animali Esausti, e ci dirà in maniera particolare cosa fa e cosa possiamo fare soprattutto noi come cittadini. Grazie Presidente, grazie soprattutto dell'invito. Buongiorno ragazzi, che cosa sono i consorzi che gestiscono rifiuti? Ad un certo punto nella storia di questo paese qualcuno ha inventato questa struttura dei consorzi di gestione dei rifiuti, che servivano in un momento in cui non si stava molto dietro alle tematiche della circolarità, anche delle energie rinnovabili,
per migliorare e rendere più efficienti le filiere di raccolta di particolari tipologie di rifiuti. Sicuramente avete sentito parlare del CONAI, il consorzio più grande in assoluto che recupera gli imballaggi, ma oltre a questo consorzio grande ne sono nati anche di più piccolini che stavano dietro a particolari tipologie di rifiuti che avevano un potenziale inquinante importantissimo. Questo è il caso del CONOE, che raccoglie appunto gli oli vegetali esausti. Perché c'è stata la necessità di creare questa struttura? Ecco, tenete conto che l'olio vegetale esausto ha un potenziale inquinante elevatissimo. Buttato o disperso in mare crea dei fenomeni particolarmente rilevanti in cui muore completamente tutta la vegetazione marina e distrugge sostanzialmente l'ecosistema marino, perché crea un film, una sorta di pellicola sul pelo dell'acqua che impedisce ai raggi solari di penetrare appunto lo strato marino, e tutto quello che c'è sotto, quindi vita ittica, microrganismi, vegetazioni, muoiono completamente perché non ricevono più i raggi solari. Allora, siamo alla cam, questa che vedete, questa bestia che vedete è un'aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da cam, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della cam, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale. Questa mattina all'Auditorium San Nicolò due classi degli istituti alberghieri di Chioggia hanno potuto incontrare vari relatori su un tema importante d'ampio respiro, il riciclo del rifiuto, nella specifica quello riguardante l'olio esausto da cucina. Incontro organizzato dall'Associazione Nord-Est-Sud-Ovest ha visto come mediatore Elso Ressler e partecipante Veritas nella figura del dottor Colombo, che ha evidenziato la dispersione dell'olio esausto da cucina nel territorio comunale e il poco utilizzo dell'ecocentro cittadino, dove l'olio dovrebbe essere conferito. Presenti anche Pier Antonio Belcaro, vicepresidente dell'associazione, l'assessore all'ambiente Serena De Perini e Francesco Mancini, direttore del CONOE, Consorzio per la raccolta e il trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. La discussione è rimasta incentrata sulla necessità di lavorare verso le energie sostenibili nell'ottica del riciclo e dell'economia circolare. Il riciclo dell'olio avvantaggia l'ambiente ma ha anche un valore economico, in quanto dallo stesso si producono biocarburanti. Intervenuta l'assessore all'ambiente De Perini, che ha fatto notare che ovunque in Europa si è acceso un riflettore sull'ambiente. Oggi verso l'ambiente si ha un'attenzione particolare. L'ambiente è in sofferenza. Talvolta bastano piccoli gesti per proteggerlo o per danneggiarlo. Allora, cercando di essere proprio sintetici, qualche giorno fa ho avuto una conversazione telefonica con un avvocato di Bologna che ha avuto, diciamo, a che dire, diciamola così, con la CTV, perché l'aveva lasciato, tra virgolette, a terra con la bicicletta a piedistrina. Praticamente abbiamo parlato, poi abbiamo dato diritto di replica, eccetera. Durante quel colloquio telefonico che ho avuto con quell'avvocato, che anche se non condivido quasi niente di quello che diceva, però comunque mi sembra una persona assolutamente stimabile, non lo dico per piaggeria, lo penso veramente, e parlando di sprechi e di cose che secondo lui giustamente non stavano in piedi, ha fatto l'esempio del MOSE e del fatto che praticamente ci sarebbe potuta essere la soluzione Porto di Rotterdam, che sarebbe costata meno, avrebbe funzionato meglio, eccetera eccetera eccetera. Allora, siccome in quel periodo, voi sapete, se il mio profilo Andrea Comparato, ho scritto Andrea Comparato, ultimo De Pirla, ok? Ribadisco, perché ho tanti motivi per affermare pubblicamente una cosa del genere. Però, anche se sono l'ultimo De Pirla, in quel periodo in cui è stato deciso di fare il MOSE, ricordo sempre, grazie a Berlusconi e grazie all'amministrazione di Fortunato Guarnieri di centro-sinistra, che ha deciso di prendersi il corpo i rischi di poter perdere le elezioni pur di fare una cosa valida per la città, ok? Quando c'è stato quel periodo, ci sono state commissioni, incontri,
è stato perso un sacco di tempo, questo è il vero costo del MOSE, non per la realizzazione, tutto il tempo che è stato perso, come tante altre opere, e praticamente ho avuto modo di parlare, ho assistito alle commissioni, ho fatto domande, e parlando appunto della soluzione Porto di Rotterdam, i due motivi cardini per cui gli ingegneri del Magistrato delle Acque avevano scartato quella soluzione sono sostanzialmente due. Buongiorno, i pompieri sono ancora all'opera che stanno cercando di spegnere un piccolo focolaio che si è sviluppato all'interno del capannone e in questo momento partono con gli idranti per spegnere. Come vedere i vigili del fuoco stanno tentando di spegnere ancora dei piccoli focolai che si sono sviluppati all'interno del capannone della Potecchia. Non ci sono pericoli gravi, però bisogna stare attenti ai crolli del capannone che potrebbero avvenire da un momento all'altro. Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia locale di Chioggia è stata attivata per intervenire lungo la passeggiata dell'Usenzo Sud, dove era stata segnalata una grossa bricola vagante nel canale, potenzialmente pericolosissima per la navigazione. Al giungere degli operatori, due residenti a bordo di un'imbarcazione si erano già dati da fare ed erano intenti a recuperare il grosso pezzo di legno della lunghezza di quasi 2 metri. La bricola era già stata tratta a riva qualche giorno prima, lasciata sullo scivolo della banchina in attesa di essere rimossa, ma era tornata in acqua in quanto gettata nuovamente, pochi minuti prima, da due ragazzi giovanissimi, di 12 e 13 anni, che si trovavano ancora sul posto in compagnia dei loro coetanei. I due ragazzini sono stati immediatamente fermati ed identificati dagli agenti della polizia locale, ai quali hanno confermato la loro colpevolezza nell'aver compiuto il gesto, ritenuto una figata. Se la bricola non fosse stata tirata a bordo e portata a riva dai due concittadini volenterosi, ma fosse stata lasciata in acqua, colpita da un barchino avrebbe potuto essere causa di un pesante incidente. I due ragazzi non sono imputabili in quanto non ancora 14 anni, ma ai loro genitori verrà notificato un verbale per violazione del regolamento di polizia urbana di 250 euro ciascuno. Sono Michela Brombo dell'Associazione Amico Giardiniere. Domani 29 settembre, giovedì, la statua di San Michele Arcangelo prenderà la sua collocazione definitiva all'interno del giardino di San Michele. Sarà una cerimonia breve, sarà una cerimonia più che altro simbolica. Con questo vorremmo ringraziare la Polizia di Stato, di cui San Michele è il protettore, per averci dato in concessione l'utilizzo del giardino in modo che abbiamo potuto renderlo fruibile dalla cittadinanza. Infatti vediamo adesso sono arrivati tantissimi
bambini accompagnati dalle insegnanti che vengono qua a passare qualche momento tranquillo. E chi vuole può usufruire del giardino, è aperto tutti i giorni nell'orario in cui è aperto il cancello della polizia. Per cui vi aspettiamo domani per questa semplice cerimonia e il giardino vi aspetta per quando volete venire. È tutto per voi. Clodianse Chioggia Sottomarina batte il Montecchio per 3-2. Le reti dell'Union Clodianse sono state segnate da Serena Aliue su rigore da Calabrese. Due reti invece segnate dal Montecchio, la prima al 47esimo e la seconda al 93esimo.